Buongiorno e benvenuti a tutti per la rubrica Musica di Parole Libertà. Abbiamo il piacere di intervistare oggi Fiorenza Calogero. Allora, questa conferenza stampa in cui c'è la presentazione del disco, ecco, ci vuoi parlare un attimino quale percorso hai fatto per arrivare alla produzione di questo disco che, se non erro, è prodotto integralmente da Enzo Alicante. È prodotto da Andrea Ragusa con Alessio Tarantella. Enzo Alicante ha scritto tutto il disco e lui che ha scritto ha mangiato, dire, tutti i brani. Il mio percorso artistico inizia 20 anni fa con Roberto Di Simone. Poi da quel giorno, per fortuna, non mi sono mai fermata, mi sono dedicata sia al teatro, sia alla musica, con i progetti da solista. Questo è infatti il quarto disco. Come sono arrivata a questo disco? Con un lungo percorso, soprattutto interiore, venendo dalla canzone popolare e popolaresca, a un certo punto ho sentito proprio la necessità di potermi esprimere con un nuovo linguaggio che però non si allontanasse dal mio precedente percorso. E poi Andrea Ragusa, dopo pochi mesi, è nata mia figlia, quindi parliamo di 3-4 anni fa, mi disse che ero pronta per realizzare un CD dal vivo, e poco dopo poi è arrivata la bellissima notizia che questo disco me lo avrebbe scritto poi Enzo Alicante. Essere un interprete oggi non è facile, perché o ti dedichi totalmente alla tradizione, perché la tradizione è bella tutta, oppure è difficile poi trovare una provocazione. Per me ricevere questo regalo da Enzo è stato un sogno che si è realizzato, essendo Enzo per me, come Andrea, prima un amico, ci conosciamo da anni, abbiamo sempre collaborato. Quindi eravate produttore in comune, quindi non è stato semplice per me. Loro sono tra i due. una mia seconda famiglia, perché è un'amicizia che dura da tantissimi anni, e come tutte le famiglie, a volte ci litighi, a volte ci vai d'accordo, però poi alla fine la famiglia è sempre quella. E per fortuna invece poi è arrivata questa bella notizia in cui io, in questo percorso che dovrei fare Fiorenza, non mi voglio abbandonare, ed è nato molto attraverso. Allora, ci dicevi che in conferenza stampa è stata un po' una crisi prima di arrivare a questo, però questa crisi non va chiamata portiere di un auspici perché hai avuto una bambina. No, vabbè, è inevitabile. Se fai un percorso artistico, non vivere delle cose legate a quello che puoi fare poi in futuro. Ho avuto una crisi costruttiva, certo. come tutti quelli che fanno questo tipo di lavoro hanno, e ogni crisi poi è sempre per una crescita, per fortuna poi le crisi, no? Dopo la tempesta c'è sempre il Certo. sole, quindi è stata una crisi che poi ha prodotto un tardare sole. È stata una crisi che da un punto di vista proprio lavorativo mi ha un attimo fermata, non lavorativo di esecuzione, perché io di questo vivo, di questo campo, quindi se non lavoro ma parlo proprio di un lavoro di realizzazione, di introspezione lavorativa, mi sono un attimo perché fermata, nel frattempo sono diventata mamma e nel frattempo questo poi ho lavorato a questo caso. Adesso vorremmo un attimino chiedere, dato che hai parlato di un percorso di crescita, un percorso di anni anche teatrale, vorremmo capire un attimino che differenze ci siano tra l'emozione che dà il teatro e la musica. Il teatro è diverso in parte dalla musica. Quando si va in scena, dietro alla prima di uno spettacolo ci sono 2 mesi di prove, vivi ogni sera l'emozione come se fosse sempre la prima volta. Diciamo che
non c'è tanta differenza tra musica e teatro, vedo una leggera differenza tra il teatro e il cinema. La musica è... L'emozione è la stessa. La differenza tra musica e teatro, per esempio, io vivo la musica come una cosa che faccio innanzitutto per me stessa, cioè io attraverso la musica riesco ad esprimere questo modo di essere. Riguardo invece il teatro, e lì vado a recitare la parte e quindi seguo le indicazioni di un regista, di un comico. C'è questa differenza artistica, però le emozioni sono poi le stesse, oltre che l'impegno e l'amore per il lavoro che vai a fare. Come diciamo domanda conclusiva, volevo sapere da Fiorenza se c'è un personaggio della musica popolare italiana che lei diciamo si identifica oppure coglie qualche elemento personale. No, non mi identifico con nessuna delle mie colleghe di oggi o straordinarie artiste del mondo. Non mi piace identificarmi, anzi il mio lavoro è la mia strada che sia solo mia e basta. Ascolto la musica di mio collega perché sono una curiosa, mi piace è sempre una cartina. Poi per fortuna con i miei colleghi ho un bellissimo rapporto, mi stimo tutte, ma identificarmi no, non mi è piaciuto potermi identificare, ma trovare la mia strada, questo sempre. Certo, bisogna sempre fare un lavoro personale, poi magari cogliendo alcuni aspetti degli altri, però identificarsi sempre in casa. E facendo un riassunto della tua conferenza stampa, che a noi è piaciuta moltissimo, a me sembra che posso fare, dato che sono anche uomo di teatro, perché sono lavoratore di teatro di bambini 9-10 anni, mi è sembrato che tu comunque stai facendo, stai percorrendo, grazie a questo CD, lo auguriamo, in una strada magari che ti condurrà verso una figura che oggi non tanto si vede, ma a me mi si è sembrata con visualità e aspetto la futura Angela Luce. E quindi noi ti auguriamo di fare magari un percorso superiore a lei. Ma devo dire che in tutti questi anni mi hanno sempre detto, sia gli addetti ai lavori che gli amici, che anche nell'aspetto fisico di somigliare molto ad Angela, che è una mia amica e che è un'artista che io voglio bene pazzo, ma chissà, io nel frattempo seguo la mia strada, seguo il mio sole, però diciamo comunque non tanto mai ad arrivare, uno c'è il proprio sole, però diciamo avere questa scia importante da perseguire e migliorare questo, ma come sempre, come diceva Eduardo, gli esami non finiscono mai. Va bene, ringraziamo Fiorenza per questa bella intervista. Grazie. E per la rubrica Musica di Parole e Libertà. Ecco.